Rimuginazione mentale è un fenomeno ormai sempre più diffuso, che riguarda un po' tutti. Ci troviamo a masticare sempre gli stessi pensieri e non riusciamo a smettere di pensare sempre alle stesse cose, che poi solitamente sono cose negative, cose che abbassano la qualità della nostra vita. In questo video voglio darti delle indicazioni pratiche, concrete e operative per riuscire a smettere di rimuginare sul passato e sugli scenari futuri nefasti e invece iniziare a goderti il momento presente. Io sono Roberto Ausilio, psicologo e psicoterapeuta, e mi occupo da ormai 20 anni di aiutare le persone a sbloccarsi, a vivere senza il freno a mano e riuscire a realizzare se stesse. Se ti piacciono questi argomenti, iscriviti al canale YouTube Psicologia e Vita e segui la nostra community PsyLife. Oggi sono in questo scenario meraviglioso del mare della Sardegna e quale occasione migliore per parlare di questo argomento? Una cosa importante da dire è che il nostro cervello è naturalmente settato per risolvere problemi e la nostra mente molto facilmente si va a bloccare in quelle che sono alcune domande che io chiamo domande sabbie mobili, e cioè quelle domande che non ti portano da nessuna parte, ma che tutte le volte che tu te le fai, è come se sprofondassi ancora più profondamente all'interno di pensieri negativi, abbassando così il tuo livello di umore, il tuo livello di vitalità. Un esempio di domande depotenzianti, di domande sabbie mobili, è quando ci chiediamo perché capitano tutte a me, cosa potrebbe andare storto, in che modo la mia vita potrebbe peggiorare. Chiaramente ponendoti spesso queste domande, orienti la tua mente sul negativo. Dobbiamo fare uno switch e iniziare a farci delle domande più utili, quelle che io chiamo domande trampolino, domande che ti portano a stare meglio e che, se applicate quotidianamente, possono dirigere la tua mente verso degli stati di benessere, di pienezza, di consapevolezza e di libertà. Ecco alcune domande che puoi farti e ti consiglio di fartele soprattutto al mattino, quando ti svegli, e la sera, per quando vai a dormire. Una domanda trampolino può essere: di che cosa sono felice oggi nella mia vita? Che cos'è che mi rende felice oggi? E chiaramente questo ti porta a spostare il focus su ciò che ti piace, su ciò che ti gratifica. Altra domanda potenziante è: che cosa mi entusiasma oggi nella mia vita? Che cosa mi dà gusto? Che cosa sto costruendo di bello? Quali sono i miei obiettivi futuri? E quando vai a dormire la sera, puoi chiederti: che cosa ho imparato oggi di buono? In che modo oggi sono stato di aiuto agli altri? In che modo sono stato generoso con le altre persone? Farti queste domande orienterà la tua mente sempre più verso stati di piacevolezza e di benessere. Un'altra domanda molto utile che consiglio di farti è: chi amo? Chi mi ama? In che modo posso amare meglio le persone intorno a me? Come posso dare loro valore? Valore e portare gioia e amore alle persone intorno a me. Prova con queste domande, perché le ricerche dicono, in particolare gli studi di Martin Seligman, che l'ottimismo è positivamente correlato alla salute mentale. Viceversa, un pensiero di tipo pessimista, la rimuginazione, il rimuginio mentale, sono associati a stati di depressione. Se vogliamo prevenire la depressione e l'ansia, possiamo iniziare a farci delle domande migliori. Ricordati che la tua mente è un po' come una scimmietta che ha bisogno di buone noccioline per funzionare al meglio. Viceversa, se gli dai in pasto roba avariata, sicuramente le cose andranno peggio. Ciao e buona vita!